Ci ritroviamo di nuovo a parlare di arte e di nuove generazioni, un connubio che in canavese dà sicuramente degli ottimi risultati, nel senso che sono sempre di più i giovani del nostro territorio che esprimono le loro capacità, la loro bravura attraverso vari esempi di cultura, vari esempi di arte. In questo caso ci addentriamo in un mondo particolare, conosciutissimo come quello dei fiori. Però diciamo che in questo caso lo vediamo sotto un punto di vista completamente diverso. Fiori, appunto, che al di là di quello che possono accompagnarci nella vita di tutti i giorni e essere un qualcosa che piace all'occhio umano, è anche un modo per esprimere appunto cultura e arte. Siamo qua con Christian Giorgis, buongiorno Christian. Buongiorno. Christian Rivarese, Sì. ma che ha l'attività appunto nell'ambito di fiori a Salassa. Raccontaci un po' come sei partito dal mondo del lavoro, quindi quello che è la tua attività quotidiana, sei arrivato a esprimere appunto forme d'arte attraverso i fiori, in primis attraverso quello che parlavamo prima a telecamere spente, le infiorate. Raccontaci la tua esperienza. Allora, io ho sempre comunque pensato che qualsiasi tipo di espressione con i fiori che disegno è sempre comunque una forma di arte, sempre un modo di esprimere arte. Quindi il tutto è nato un po' grazie alla conoscenza di Davide Mabellini, poi siamo diventati anche ottimi amici, che lui è parte del cuore pulsante del Circo degli Artisti di Torino. Quindi il tutto si è iniziato un po' con le mostre, dove lui mi chiedeva delle collaborazioni, degli aiuti, e già avevano iniziato questa nuova iniziativa nel nostro territorio che non era conosciuta, quella delle infiorate, di queste vere e proprie installazioni, tappeti, definiti anche d'arte contemporanea, con l'utilizzo di rose fresche, solo petali di rose fresche. La nostra iniziativa è stata quella un po' insolita, che solitamente a Noto e nelle varie zone anche del sud Italia, del centro del sud Italia, vengono realizzate all'aperto. Invece noi abbiamo iniziato a proporre questa nuova iniziativa in ambienti chiusi, riaprendo già anche all'interno di saloni piuttosto che di spazi anche molto importanti nel nostro territorio, nel torinese, nel piemontese. Per esempio, siamo stati ospiti alla Reggia di Venaria, nella Cappella di Sant'Uberto, dove abbiamo fatto queste, che purtroppo sono state poi interrotte con il Il Covid, Covid, certo. però abbiamo avuto di nuovo quest'anno, fortunatamente, di nuovo questo intervento a maggio in occasione della Festa delle Rose, dove in questa cappella molto suggestiva della Reggia di Venaria sono stati realizzati questi veri e propri tappeti, di fiori, dove viene realizzato questo disegno a Certo. terra su dei teli apposta. Poi a livello proprio pratico e tecnico il lavoro consiste nel tracciare appunto il disegno, ricontornare tutto con la terra, che è quello che dà proprio il tracciato, e poi andiamo a riempire gli spazi con l'utilizzo di petali di rose. E questo sicuramente, come dicevi prima, è proprio una vera e propria espressione d'arte. Certo, beh, il colpo Sono d'occhio che colpo regala è d'occhio meraviglioso, meraviglioso, affascinante. certo, e quindi diventano proprio delle vere e proprie installazioni contemporanee. Infatti, oltre nei vari luoghi, quindi siamo stati anche a Collegno, a Salassa, proprio nel 2018 sono riuscito a portare la prima infiorata del Canavese, ne sono state fatte due perché poi nel 20 c'è stato lo stop. Certo. E anche a Torino, anche quell'anno avevamo avuto una commissione con FlorArt nel centro di Torino. E la cosa bella è che facendoci conoscere anche sul territorio, eravamo proprio stati nel 2019 contattati per rappresentare il territorio cioè Torino e il Certo. territorio nel nord Italia in questa nuova iniziativa che veniva fatta in occasione del giubileo per il Cammino di Santiago, dove a ogni gruppo di infioratori, chiamiamoli così, che il nostro è quello di Torino, veniva assegnato un pezzo da rappresentare lungo il Cammino di Santiago. Quindi anche quello a livello di soddisfazione di mio e del gruppo, di Davide e degli Certo. altri ragazzi che ne facciamo parte, era comunque un bel traguardo. Purtroppo non si è poi potuto realizzare perché sarebbe stato nel 2021, però questa associazione, Gaxoveo, hanno praticamente poi fatto sì che diventasse un po' un coinvolgimento a livello multimediale, dove infatti quel video che ho mandato è stato realizzato poi a Torino del percorso anche di cosa volevamo rappresentare, come andava, diciamo, a toccare i vari punti. Quindi è stata una cosa un po' più, diciamo, meno
meno realistica sul territorio, certo. Ma un po' più, come si può dire, comunque di richiamo risonanza sicuramente a più ampio raggio rispetto, certo, a quello sì, 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 però è stata comunque una bellissima soddisfazione. Diciamo che appunto dall'infiorate si passa comunque alla realizzazione di installazioni completamente diverse, nel senso che i fiori effettivamente sono definiamolo materiale in questo caso, che si sposa perfettamente nella realizzazione di opere d'arte. Certo, sicuramente, perché un esempio anche semplice è quello che dicevamo prima, che tramite l'associazione, un gruppo di un'impresa Next Exhibition che organizzano mostre sul territorio non solo piemontese ma anche a livello italiano, che sono molto ben rappresentati, grazie a Lara Martinetto, che è questa ragazza che mi ha coinvolto in queste mostre, dove sono stati realizzati, come le foto che vi ho inviato, queste due grandi installazioni che erano più o meno alte su 2,70 m, 2,80 m. Era un progetto dove, in occasione di due mostre, una a inizio anno su Frida Kahlo, della vita di Frida Kahlo, quindi anche di una figura di una certa importanza anche. E tra l'altro negli ultimi anni è una figura tornata veramente alla ribalta. Sì, lei. E quella realizzata poi a luglio su un'altra grande icona femminile, Marilyn Monroe, dove sono stati realizzati queste due grandi installazioni, dove si è studiato il progetto di questo volto molto stilizzato, che andava a risaltare i tratti o comunque i punti identificativi principali di queste due grandi figure, dove in uno ho utilizzato praticamente il muschio sintetico stabilizzato, che quindi ha dato questo sfondo verde, quindi era qualcosa di vivo, che si voleva comunque dare ancora vita a questo... A questa grande icona, mentre quella di Marilyn Monroe, essendo che la rosa bianca è un richiamo particolare per tutto quello che è successo della morte, del fatto che venivano consegnate dall'ex marito, la storia riporta, con queste rose bianche sono state utilizzate quasi 200 rose bianche, ahimè per i tempi dovevano essere finte, perché comunque la mostra è stata aperta due mesi, poi tutto nel periodo estivo, quindi non c'era alternativa, però comunque per quanto riguarda che, cioè, questo per dire che appunto il fiore diventa anche parte integrante all'interno delle mostre, non solo il quadro, non solo la foto, non solo la rappresentazione, ma anche il fiore, la pianta può fare comunque, occupare il suo spazio all'interno di questo. E per te, che appunto dicevamo all'inizio, vivi, nel senso che è il tuo lavoro, sì, il quotidiano, è anche stato un bello stimolo, perché mi dicevi prima, sempre prima di iniziare questa intervista, che sicuramente sei partito il lavoro che ti piace, certo, fai la cosa che ti piace, sì, ma che ti ha dato e ti dà un entusiasmo completamente diverso, perché ti permette anche di esprimere quelle che sono le tue qualità, che senza togliere niente, nel preparare un determinato tipo di mazzi, di fiori, eccetera, che, sì, dove c'è anche una forma d'arte anche in quello, però diciamo che ti apre degli orizzonti completamente diversi. Sì, no, ma infatti la mia prospettiva è stata e sarà ed è anche per il futuro proprio questa, dove voglio far comunque capire che quello che facciamo, se riusciamo a progettare, a immaginare, a comunque a metterci in gioco ogni volta, non per forza ci dobbiamo soffermare, con tutto rispetto, alla piccolissima attività di negozio che, certo, ogni giorno mi dà grandi soddisfazioni, certo, nelle piccole e nelle grandi cose. Però allo stesso tempo il fiore può uscire anche al di fuori, come dicevi tu, del semplice bouquet, mazzolino di fiori, ma può anche essere appunto utilizzato per far sì che entri proprio nell'arte, perché appunto grazie al Circo degli Artisti di Torino, dove sono socio, anche ne faccio parte, al di là di queste grandi installazioni, anche durante le mostre vengono utilizzate molte composizioni, piccole installazioni con i fiori, freschi, finti, in base che non sono semplicemente, diciamo così, un contorno, ma diventano proprio una vera e propria installazione. Infatti ci sono state anche delle pubblicazioni, e proprio infatti è capitato giusto nell'estate che ero stato contattato anche da una importante rivista di Milano, che ha sede a Milano, dove anche lì avevano notato questa intraprendenza nell'uscire al di fuori della semplice attività. Infatti anche lì c'è stata pubblicazione dove anche appunto si era parlato delle infiorate, si è parlato di queste installazioni in occasione di queste mostre. Naturale che questa di cui abbiamo parlato, queste cose di cui abbiamo parlato fino adesso, sono il recente passato. Guardiamo al futuro. Christian, tu quali sono eventualmente gli eventi o comunque i progetti che hai o che vorresti sviluppare legato appunto al mondo dell'arte con i fiori? Ma allora, sicuramente
quello che vorrei continuare, e comunque c'è anche l'intenzione da ambe le parti, questa importante collaborazione sia col Circolo degli Artisti di Torino, con le infiorate, con le mostre che è, e anche con Next Exhibition nel caso di queste installazioni su queste mostre più importanti. Ovviamente il mio desiderio sarebbe quello di riportare di nuovo a vedere l'infiorata nel Canavese. Avevamo utilizzato le location, le prime due location a Salassa, e quindi spero comunque di riuscire di nuovo a dare, perché comunque hanno avuto anche il loro successo, di ridare, diciamo, questo tra virgolette spettacolo, questa visione di nuovo. E io quello che comunque ogni giorno cerco di affrontare è quello di vivere e dare al meglio quello che posso dare nella mia attività, ma allo stesso tempo cercare sempre di mettermi in gioco con nuove conoscenze, nuove idee, nuove ispirazioni, per far sì che comunque ciò che noi facciamo di lavoro, ovvio, dove [S2] Certo. [S1] Questo lo permette, non rimanga solo il lavoro della giornata entri-esci, ma che permetta appunto di spaziare al di fuori, che al di là di un lavoro esterno è anche una soddisfazione personale, è una soddisfazione che io ritengo anche per il paese dove ho il negozio, Salassa, perché comunque mi hanno sempre comunque accolto bene, cioè mi hanno da sempre accolto bene, quindi certo, anche far conoscere questi piccoli paesini del territorio del Canavese. Infatti quello che dicevo prima, questa rivista che mi avevano contattato in questa pubblicazione era proprio quello, perché dicevano, volevamo mettere in risalto queste figure che riescono a farsi spazio in queste piccole realtà di questi piccoli paesini appunto che abbiamo bellissimi nel nostro territorio. Quindi le mie prospettive, le mie speranze quelle sono di continuare a riuscire a mettermi in gioco, a avere comunque sempre buone idee, nuove collaborazioni, dove il fiore, ovviamente essendo nel mio lavoro, è sempre parte fondamentale anche nel campo dell'arte e dell'espressione artistica. Certo. Le parole di Christian al meglio finiscono per fotografare quello che è un po' l'argomento che abbiamo trattato con te e che vogliamo trattare con la rubrica New Generation, ovvero la possibilità dei giovani del territorio canavesano di esprimersi al meglio. Christian ne è un esempio e di questo ti ringraziamo, perché il messaggio importante che lanci oggi con queste tue parole è proprio la voglia di dire, non fermarsi solo a quello che si fa nel quotidiano, che è importante perché è quello che ti permette, certo, no, è quello che mi ha permesso anche di raggiungere questi piccoli traguardi, certo, però di cercare di sviluppare costantemente quelle che sono le proprie passioni e arrivare a raggiungere dei risultati del genere, anche perché, come ha sottolineato Christian, è fondamentale da una parte anche far conoscere il proprio territorio attraverso quello che è la cultura e le cose belle che abbiamo. Un canavese che è ricco e che ha tanto da dare, attraverso personaggi come Christian, sicuramente possono semplicemente dare visibilità e permettere al nostro territorio finalmente di uscire un po' dai propri patri confini e arrivare a essere sempre più protagonista anche al di fuori del Piemonte. Christian, grazie. Grazie a voi, grazie mille. Grazie.